Questo è il circuito dell'esercizio numero 10, pagina 803 del libro Amaldi. Però la domanda che propongo io è diversa da quella del libro. Infatti io propongo questa domanda: calcolare il potenziale nel punto D. Vediamo come è fatto il circuito. C'è una FEM, un generatore ideale da 10 volt. Poi ci sono 7 resistenze da 5, 10, 10, 20, 20, 40 e 30 ohm, disposte in questo modo. I vari nodi si chiamano A, A non è un nodo, comunque va bene, C, D, B. B sono tutti allo stesso potenziale perché in mezzo non ci sono resistenze, come anche questi due punti D sono allo stesso potenziale per lo stesso motivo. Sappiamo che se tra due punti non c'è resistenza, non c'è neanche caduta di tensione, quindi il potenziale agli estremi è uguale. Per calcolare il potenziale nel punto D si può partire da un punto a potenziale noto, per esempio A, oppure si poteva partire da B, che sono gli unici due punti dove è noto il valore del potenziale, perché qui è 10 volt, polo positivo della batteria, e qui è 0 volt, il polo negativo. Diciamo di partire da A. Quindi devo arrivare a D, incontro prima la resistenza R1, quindi VA è 10 volt, incontro R1 e quindi qui c'è una caduta di tensione che è rappresentata da questa discesa. La caduta di tensione è R1 per la corrente I che attraversa questa resistenza. Poi incontro, per arrivare a D, l'altra resistenza che è R2 e c'è un'altra caduta di tensione che è rappresentata da questa discesa e questa caduta di tensione è R2 per I2, la corrente che passa in questa resistenza. E qui è rappresentato appunto il potenziale in A, il potenziale in C, che è il punto che si trova qua in mezzo, dopo la caduta R1, I1 sulla prima resistenza, e poi il potenziale in D, che è quello che devo trovare, dopo la caduta R2, I2 sulla seconda resistenza. E qua è espresso in formule questo disegno, che praticamente è la legge dei rami, anche se in realtà AD non è un ramo perché non è attraversato tutto dalla stessa corrente, in quanto la corrente è I, è anche la corrente che esce dal generatore, e però questa corrente si divide poi in I2 e I7, la corrente che passa in R7, quindi la corrente tra A e D non è tutta uguale, I2 è solo una parte di I. Comunque la formula è questa, cioè si parte da VA 10 volt, c'è una caduta di tensione R1I, poi c'è una seconda caduta di tensione, quindi VA meno questa caduta uguale VD, che è la nostra incognita. Dunque il problema per trovare VD è trovare le correnti I e I2. I, abbiamo detto, è la corrente erogata dal generatore, perciò conviene ridurre tutto questo insieme di resistenze a una resistenza sola, in modo da calcolare questa corrente. Andiamo quindi per ordine a ridurre le varie resistenze. Cominciamo da qui, sono due resistenze in serie, 10 e 20 ohm, fa una resistenza unica che ho chiamato 3,4 da 30 ohm. La stessa cosa, queste due resistenze R5 e R6 in serie, che chiamo R56, 20 più 40, 60 ohm. Adesso R56 e R34 sono in parallelo e quindi uso la formula scorciatoia, per così dire, per calcolare la resistenza equivalente facendo il prodotto delle due resistenze diviso la somma, quindi 60 per 30 diviso 60 più 30 e alla fine viene 20 ohm. Questa unica resistenza che riunisce queste due in parallelo l'ho chiamata R3456 perché riunisce insieme quattro resistenze alla fine. 20 ohm. Il risultato è logico perché 60 e 30 in parallelo danno una resistenza minore di 30 e quindi 20 ohm è ragionevole. Ora dobbiamo mettere insieme questi 20 ohm con questi 10 ohm di R2 perché queste due resistenze sono in serie. E infatti ecco qua che queste due resistenze messe insieme le ho chiamate R23456 e basterà fare la somma tra 10 e 20 ohm perché sono in serie, quindi 30 ohm. Dunque noi abbiamo la FEM R1, la R7 da 30 ohm, questo è il punto C, e poi queste due insieme che ne fanno una sola da 30 ohm. Adesso
dobbiamo mettere insieme queste due da 30 ohm che sono in parallelo e senza fare tanti calcoli, il calcolo sarebbe identico a quello di prima, cioè bisognerebbe fare il prodotto diviso la somma, però sappiamo che quando due resistenze sono uguali e sono poste in parallelo, la resistenza equivalente è la metà, quindi scrivo subito 15 ohm e tutta questa resistenza unica la chiamo R23456 7, quindi abbiamo 15 ohm qua, 5 ohm nella R1, queste due resistenze sono in serie e insieme fanno 20 ohm. Ecco che quindi la resistenza equivalente di tutte queste che c'erano prima è 20 ohm, come se fosse un'unica resistenza. E il circuito non si accorge della sostituzione, in particolare il generatore non si accorge del fatto che tutte queste resistenze sono state sostituite da una sola, non si accorge nel senso che la corrente erogata I è sempre la stessa. Se io sostituisco tutte queste con una da 20 ohm, la corrente erogata dal generatore rimane identica. Questa corrente erogata dal generatore me la calcolo con la legge di Ohm generalizzata, come se il circuito fosse semplicemente questo. Quindi la FEM uguale a questi 20 ohm per questa corrente che devo trovare. Faccio la formula inversa e viene mezzo ampere. Questa è la corrente erogata dal generatore che vado a sostituire quassù in alto al posto di I. Rimane da calcolare ancora I2 e poi potremo trovare il potenziale nel punto D. Ora rimane da calcolare la corrente I2, che è quella che dal nodo C va verso R2, cioè questa, e sarà minore della I perché la corrente I da 0,50 A soltanto in parte va in questo ramo, il resto va in quest'altro. Qui è molto facile dividere la corrente I 0,50 A in due parti, perché le due resistenze R7 e R23456 sono entrambe da 30 ohm, quindi sono uguali. Perciò la corrente si dividerà esattamente a metà, 0,25 A qua, 0,25 A di là. Comunque, più in generale, se queste due resistenze fossero diverse, allora bisognerebbe procedere come nell'esercizio 4 del file esercizi gruppi corrente elettrica che abbiamo già visto in un video precedente. Infatti nell'esercizio 4 è nota la corrente che giunge al nodo, quindi al parallelo, lì era 3,2 A, e erano note le resistenze che stavano in un rapporto 3:1, quindi le correnti saranno nel rapporto 1:3. Lo svolgimento dettagliato di questo esercizio 4 era mostrato nel video numero 46. Tornando al nostro problema, dicevamo che se le resistenze R7 e R23456 fossero diverse, bisognerebbe procedere ricordando che le resistenze in parallelo hanno la stessa differenza di potenziale ai loro capi, e questa differenza di potenziale è delta VCB, VCI meno VB. E quindi dovremmo esprimere questa differenza di potenziale attraverso la prima legge di Ohm per entrambe le resistenze, quindi R23456 per I2, e allora stiamo applicando la prima legge di Ohm a questa resistenza qua, ma anche la stessa di DP è uguale a R7I7, e allora stiamo applicando la prima legge di Ohm alla R7. Siccome la differenza di potenziale è la stessa, uguagliamo R23456I2 con R7I7, questa è l'uguaglianza, e si vede quello che abbiamo detto prima, cioè che le correnti I2 e I7 stanno nello stesso rapporto inverso delle resistenze che attraversano. In questo caso questo rapporto è 1 perché le due resistenze sono uguali. Questo porta a due correnti identiche, due correnti uguali la cui somma deve essere 0,50 A, quindi essendo uguali ciascuna di loro è 0,25 A. Questo valore 0,25 A lo vado a sostituire in alto al posto di I2, perché quindi abbiamo trovato I2, in altre parole sostituiamo 0,25 A qui, e quindi abbiamo il calcolo finale, 10 volte VA, 5 ohm, 0,50 A, l'avevamo calcolato prima, è la caduta di tensione, questa qui, da 2,5 volt ai capi di R1. E poi R2 I2, sarebbero 10 ohm, 0,25 A, e fa di nuovo 2,5 volt, anche questa caduta di tensione, sulla resistenza R2, questa qua.
Quindi riassumendo abbiamo 10 volte qui, 2,5 volte cadono qui, altri 2,5 volte cadono qui e perciò nel punto D abbiamo 5 volt. 10 meno 2,5 meno 2,5, 5 volt. Ecco qua il calcolo. Come controllo potremmo fare questa verifica che siccome qui ci sono 5 volt, 7 volt e mezzo, andiamo a verificare che questi 7 volt e mezzo cadono fino a 0 volt, che sarebbe il polo negativo del generatore B. Qui perché ci sono 7 volt e mezzo? Perché qua ce ne sono 10, 2 volt e mezzo cadono qui, quindi 10 meno 2,5, 7,5 in C, 7,5. E effettivamente, applicando la legge di Ohm, R7, che è 30 Ohm, per 0,25A, che è la corrente che ci passa, R7 per 0,25A fa 7 volte e mezzo, quindi abbiamo la conferma che qui ci sono 7 volte e mezzo, che poi cadono fino a 0 volt. Quindi il potenziale, almeno quello in C, torna.